Ancora una volta la strada delle vacanze è diventata una bara. La 14 sulla carreggiata in direzione Bari nel tratto compreso tra gli svincoli di Ortone e Lanciano è stata il teatro ieri pomeriggio attorno alle 14 di un nuovo incidente, un maxi tamponamento tra 6 vetture e 2 mezzi pesanti nel quale hanno perso la vita sul colpo due coniugi belgi ma di origini molisane di San Felice del Molise, Christine Marin Favrà, 68 anni, e Ugo Mastrangioli, 70 anni, che viaggiavano a bordo di una Mercedes letteralmente andata in frantumi a causa del violento impatto con due mezzi pesanti. Nel tamponamento è rimasto ferito l'autista di uno dei due tir, un 51enne di Pianella, trasportato con l'eliambulanza del 118 all'ospedale di Chieti, dove è ricoverato in gravi condizioni ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Oltre a lui è rimasto ferito anche un 78enne di Spinea, in provincia di Venezia, ricoverato all'ospedale di Ortona. Sono stati pesanti i disagi alla circolazione stradale e autostradale. La società Autostrade infatti ha dovuto chiudere l'ingresso ad Ortona, facendo rientrare le autovetture al casello di Lanciano. Sulla strada statale adriatica si sono quindi formati fino a 7 km di coda, mentre sull'autostrada si sono sfiorati i 5 km di auto in colonna. Il giorno dopo l'ennesima tragedia sulla 14, sotto accusa è finito il cantiere aperto su quel tratto di autostrada, già pericoloso in condizioni normali. Appena 19 ore prima, nello stesso tratto ma nell'altra carreggiata, un furgone aveva tamponato un autocarro a 500 metri dall'entrata del casello di Lanciano in direzione nord verso Pescara, provocando un morto, un 32enne romeno residente a Spoltore. E ancora, un mese fa, il 31 maggio, c'era stato un grave incidente che ha distrutto un'intera famiglia, volata giù con la propria Golf dal viadotto al chilometro 103. Mamma e figli hanno perso la vita, mentre il padre resta ricoverato in gravi condizioni. Dunque, una vera e propria emergenza sicurezza per un'autostrada senza terza corsia e piena di curve e viadotti, difficoltà alle quali si aggiungono i cantieri di manutenzione, uno dei quali sembra essere stato fatale ai due belgi a pochi passi dal ritorno in patria.